Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui perché finalmente è arrivato il video che aspettavo da mesi perché a me piace tantissimo guardarlo, mi piace curiosarne i regali degli altri ed è appunto il video in cui vi mostro i regali che ho ricevuto quest'anno a Natale. Spero che questo video vi piaccia, ovviamente non è per vantarmi o altro, ma semplicemente è un video di intrattenimento, quindi se vi piace ne sono felice. Se non vi piace, magari arriverà un video che vi piacerà di più sul canale. Allora, io direi di iniziare in tema gioielli beauty. Mi sono arrivati due regalini da Pandora. Questa, innanzitutto, veramente complimenti per la bustina, perché è veramente bellissima. Perché per chi non lo sapesse, appunto, io ho il bracciale Pandora, che in questo momento ho solo questi due ciondolini, che non riuscite neanche a vedere perché dal braccio è un po' difficile. Comunque, quello in collaborazione con Re Leone o Simba, Mufasa comunque, perché Simba è cresciuto, ecco. E poi un cagnolino che rappresentano appunto i miei due cani. E quest'anno, non vi dirò da chi mi sono stati fatti i regali, ma ve li farò semplicemente vedere. Mi sono arrivati questi altri due ciondolini. Questo qua è un fermo e questo qua è un cuoricino con le ali che ho scritto sotto in inglese perché appunto questo qua si sposta, apri le tue ali e vola. Sono veramente molto carini e mi piacciono molto, anche perché un fermo non ce l'avevo e mi sa che serviva. Poi, del marchio Swarovski, mi è arrivato un bellissimo braccialettino che è di questo color rosso. Se riesco ad aprirlo, ok, di questo color rosso, è ancora dentro la plastichina. Vi ho aspettati, mi raccomando, un like per questo motivo. Comunque, si chiude così. Sembra, non lo so, una specie di mini cintura. Ha poi il simbolo di Swarovski e poi ha tutte queste luminosità. Ecco, forse qua riuscite a vederlo meglio di questo rosso bellissimo. Non vedevo l'ora di indossarlo. E rimanendo sempre a tema rosso, mi è arrivata questa bellissima. Lo so, sto dicendo bellissimo per tutto, mi dispiace, però i regali che mi sono arrivati quest'anno sono tutti azzeccati, quindi mi piacciono, cercherò di dirlo di meno. Bene, promesso, ci provo. Questa collana di Subdued, fatta così, con davanti questo peperoncino e poi tutta fatta oro e nera. Veramente. Vabbè, lascio dire a voi, lascio dire a voi. Poi, sempre di Subdued, mi è arrivata questa bellissima pochette mini borsa con anche la sua catenella e davanti riprende il motivo della catenella e quindi è tutta ricamata con questa catenella. Poi si apre e ha queste taschine. Adesso devo ancora organizzarmela bene. No, non ha taschine, ha una taschina unica perché comunque è piccolina, però secondo me per una serata è perfetta perché metti dentro due soldini, il portafoglio, il telefono e via. Veramente bella, anche perché io di questa dimensione non ne ho, ne ho solo una in similpelle laccata nera, però è leggermente più grande, quindi mi serviva, veramente. Mi è piaciuta anche questa. Poi, ultimo gioiellino della marca Esmara, che onestamente non so dove potete reperirla. Questa composizione con due orecchini e una collana, quindi sono qua tutti brillantinati con questa perla. Se riuscite a vederli, ok, forse da lontano si vedono meglio perché fanno un po' di riflesso perché sono belli belli luccicosi. E anche questi mi piacciono molto. Ok, non ce la faccio a dire che non mi piacciono le cose, perdonatemi. Poi, tema beauty, mi è arrivata questa pochettina che onestamente non so dirvi la marca, ma i prodotti all'interno sono di Yves Rocher, quindi presumo che anche la pochettina sia di Yves Rocher. E all'interno ci sono tre prodotti: questo struccante, che è Pure Bluette, è scritto tutto in ah no, c'è anche in italiano, no, niente, struccante rapido occhi anche per il trucco waterproof. Quindi fatemi sapere se avete già provato questa linea. Io non l'ho già provata, non l'ho ancora provata, ma la proverò volentieri. E poi, sempre all'interno di questa pochettina, c'era una mini matita nera per gli occhi, quindi questa è sempre utile, e un mascara, questo qua di Yves Rocher, che si chiama Vertige Volume. Non l'ho mai provato, ma lo proverò molto volentieri, anche perché io mascara li faccio fuori super rapidamente. Poi, in ambito buoni, regalo, eccetera, mi sono arrivati un buono di scarpe e scarpe, quindi nei saldi mi darò la pazza gioia, insieme a un buono di Zara. Infatti, this is a Zara gift card.
Quindi nei saldi veramente Zara e scarpe scarpe, preparatevi perché verrete svaligiati. Poi, sempre in ambito un po' beauty relax, mi sono arrivati questi due prodottini della marca, non so ben bene pronunciarla, Naiju, un bagno doccia e una crema mani al mojito. E io vi giuro che sanno di mojito. Il pack è fatto così, bianco e verde, anche della crema mani. Ho provato la crema mani, sembra letteralmente di avere un mojito sotto il naso. Fantastici, se riuscite a vederli bene. Fatemi sapere se voi li avete provati o se questa marca esiste da voi, perché io non l'ho mai provata, però già dall'odore mi sembrano pazzeschi. E poi, questo è uno dei miei pezzi forti, diciamo che mi è piaciuto davvero tanto, e sto parlando di Dada! Questa candela di Jewel Candle, che per chi non lo sapesse, tra l'altro è enorme, cioè è come la mia faccia. È un brand che produce candele profumate, tra l'altro questa sa, no, non ve lo so spiegare, tipo è leggero, dolce ma non troppo, sa un po' di vaniglia, un po' di fiori ed è la profumazione Monoide Tahiti, se vi interessa. Eccola qui. E dentro, appunto, in queste candele si nasconde un gioiello, quindi voi mano a mano che la bruciate troverete un gioiello e si può scegliere fra collana, anello e bracciale. Per me hanno scelto un bracciale, quindi non vedo l'ora di accenderla, perché chi me l'ha fatto mi conosce bene, sa che io quando studio, e adesso che sono in sessione, quindi ne consumo parecchi, accendo sempre una candela e questa veramente quando la finirò non riesco a smettere di annusarla. Quando troverò il regalino sarà veramente una pausa stupenda dallo studio, veramente molto bene, molto bene. Poi io direi di passare a un ambito che mi piace molto, ovvero il cibo. Ho ricevuto questo orsacchiotto della Lindt che ha su anche questo pendaglio a cuore rosso e penso appunto di mettere questo come braccialettino, perché si può benissimo legare come braccialettino oppure mettere il ciondolo a un braccialettino a capodanno insieme alla collana con il peperoncino rosso che vi ho fatto vedere. Penso che li indosserò insieme a capodanno, magari con un bel rossetto rosso come oggi. Tra l'altro questo qua è di MAC nella colorazione Ruby Hue ed è pazzesco, ragazzi, pazzesco. Comunque, questo. Poi, sempre in ambito cibo, questa candy cane che ho rubato gentilmente dall'albero di Natale dei miei zii, di questo blu azzurro che non avevo mai visto prima e boh, l'ho presa, quindi la considero un autoregalo, diciamo. E poi una confezione enorme, non vi nascondo che ne ho già mangiato qualcuno, di cunesi, che per chi non lo sapesse sono questi cioccolatini ripieni a vari gusti. Solitamente sono a rum, però la mia è la versione senza rum, quindi a vari gusti come meringa, nocciola, caramello, eccetera. E ne avevo una busta piena e sì, ne ho già mangiati qualcuno, per questo non vi ho aspettati, scusate. E come ultimo, ma non per importanza in ambito cibo, una scatola di marron glacé, che sono appunto le castagne marroni glassati. Ragazzi, no, sono pazzeschi. Mia nonna, ecco, questo lo dico, me li regala mia nonna, me li regala tutti gli anni e li adoro. Poi, ritornando un po' al tema relax, cose calde, coccolose, questa coperta che dal video sembra grigio, ma in realtà dal vivo è di un lilla e bianco. Non so perché a volte la telecamera sfalsa un po' i colori. E praticamente dentro è come la fantasia che vedete da fuori, oppure dall'altro lato tutta bianca e pelusciosa, veramente morbidissima. Ed è quindi un pile, un plaid della misura 130x160 della marca Pois, non lo so, questa marca qua, anche questa veramente apprezzata. Poi in ambito libri ho ricevuto due libri. Il primo è questo qua, è di Margherita Hack, si chiama Perché sono vegetariana. Allora, questa è stata una mia esplicita richiesta, l'unica fra tutti i regali che vedete, tranne, vabbè, il candy cane. Perché volevo un po' approcciarmi a questo mondo. Io non sono né vegetariana né vegana, però volevo un po' iniziare a capirlo, perché per me è bene conoscere un po' tutto, no? E visto che se ne sente parlare molto in questo periodo delle persone vegane o vegetariane, ho voluto informarmi e inizio da questo libro appunto di Margherita Hack, che è veramente sottilissimo, saranno un centinaio di pagine, 130 pagine.
E così per approcciarmi a questo mondo, quindi ne sono molto felice. Se l'avete già letto, fatemelo sapere. Ultimo libro che ho ricevuto è ta-da! Questo qua di Stephen King, L'Istituto, che è l'ultimo di Stephen King che è uscito. A me Stephen King piace molto, però non ho mai letto nessun libro perché ho sempre visto i film che vengono tratti appunto dai suoi libri, perché è un genere horror thriller che mi entusiasma un sacco. Quindi questo qua in realtà parlando con la persona che me l'ha regalato ho detto mi piacerebbe leggere, tac, me l'ha preso, quindi non gli avevo specificato però quale perché non avendone letto nessuno mi ha preso questo qua. Questo qua invece è abbastanza un mattone, sì, queste qua saranno più di 500 pagine, però voglio provare a leggerlo, anche questo se l'avete già letto fatemelo sapere. Poi passiamo a ambito vestiti. Ho ricevuto due canottierine di Tezenis, il brand è Tezenis, eccolo qua, una classica che si può usare sia come canottierina da mettere sotto i maglioni, oppure poi d'estate anche magari come proprio canottierina classica, e anche una canottierina fatta così un po' hawaiana, sempre di Tezenis, così nera e bianca. Poi ultimo vestito, letteralmente vestito, è questo maglione vestito del brand, vediamo un po', Susie Knix, non so se lo conoscete, comunque so che è stato preso in un negozio che si chiama Monkey Street ad Orbassano, se qualcuno lo conosce, che è in provincia di Torino, un paesino in provincia di Torino, ed è questo vestito, ecco qua, con questa banda finale nera e tutto questo decoro è in lana, tutto questo decoro a scacchi nero, beigiolino e beigiolino ancora più chiaro, sì, forse questo qua in realtà è un po' più scuro, è più proprio un marroncino ed è tutto brillantinato, non so se ecco, lo riuscite a vedere nel nero, è tutto brillantinato, l'ho provato ed è parecchio lungo ma con una cintura in vita sta bene secondo me. Poi per ultimo ho ricevuto la vodka al caramello. Che se qualcuno di maggiorenne sta guardando questo video, vi prego, assaggiatela perché è pazzesca. Io non sono un amante di alcol, ne bevo veramente pochissimo, però questa è proprio buona. Il mio mini bicchierino lo bevo volentieri. E niente, questi erano tutti i miei regali. Fatemi sapere magari qual è il vostro preferito, voi cosa avete ricevuto. Quindi questo video è giunto al termine e ora è il momento di salutare 5 di voi. Eccomi qui con la mia agendina rosa in mano, pronta a salutare 5 di voi, che sono i primi 5 che hanno commentato l'ultimo video. Quindi se volete essere salutati nel prossimo video, commentate qua sotto e i primi 5 verranno salutati. Voglio salutare The Crazy, Alice Schimmenti, Ginevra, Martina e Valentina e Fede. Vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciatemi un like e noi ci vediamo ormai nell'anno nuovo, quindi buon anno! No, porta sfiga, ok? Niente. E grazie per aver visto questo video, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e se vi va potete trovarmi anche su Instagram e mi trovate come chiocciola alicelatte_basso. Un bacione, ci vediamo alla prossima! Ciao, ci vediamo nel 2020!